Buonasera ragazzi, scusate, è andato pica a mangiare, noi siamo sono di corsa perché mi sono dimenticato di far partire la registrazione. Chiedo scusa, ve la spiego dopo l'appunto, però è quella che vedete a schermo. Allora, ricordo le cose più importanti di tutte. Per insulti relativi a questa comp, pigliatevela con Serizawa. Io non c'entro una fava, ego soprattutto. Io non c'entro una fava, senti, bagniamo un attimo questo così. Allora, Alon, Pandora e Alon, chi era l'altro? Mi sono già dimenticato. C'è Artemide, non so se vuoi mannarla o se... Allora, Pandora sicuro. Seduta, Pandora. Eccola qua, e Artemide. Sì, vabbè, non la trovo, quindi per adesso andiamo così. Vabbè, al massimo vediamo come si acaba contro una Brilliance, perché probabilmente vedremo contro una Brilliance. Ma potresti testarla contro una Brilliance. Eh sì, sì, tanto... Per la scienza... Sì. Allora, per la vi dico, è una comp tossica, veramente tossica, che ricorda, per chi giocava da tanto tempo, le vecchie comp con Paperoga relative per esempio a Jackie dell'Orsa, quelle schifezze lì proprio del primo anno, tossiche, ma forti, tossiche. Ok, ci abbiamo contro un ghiaccio. Di cui penso noi ce ne possiamo altamente sbattere le balle, però lo scopriremo solo vivendo. Io dopo l'esperienza dell'ultima volta... Allora, Croce immagino su Alba Fica. Sì. Deduco. E poi lo veli. Pure velato. Pensa come siano ridotti, ragazzi. Vabbè, allora mo ci andiamo a mettere il coso. Serafina da uno. Sasha ce la facciamo controllare, però... E penso di sì, perché no. Oppure possiamo non dare il doppio turno. Mm-mm. Vedremo. Vabbè, puoi comunque aprire tranquillamente. Cioè, puoi fare tutto. No, è che non so come scongelare Sasha, infatti. Solo quello. Ah, poi... Probabilmente con Underworld. Intanto... Con Underworld. Guadagniamo un turno di... Tanto ci ghiaccia tutto, guarda. Mamma mia. No. E tra l'altro Shun ti ha salvato. Ora però la domanda è: dobbiamo comunque Alba Fica che si toglie il velo? O dobbiamo Serafina così fa l'azione uguale dopo? Potresti effettivamente doppiare Serafina. Tanto abbiamo una quantità di Yassinth spaventosa, sinceramente. Sì. Oh, il papero! Che crocca! Oh, attenzione, quello status hit fortissimo del papero. Madonna, ma ragazzi, mi ha tirato una crocca il papero! No, ma danni, il papero lo fa, eh! Ma quanto c'ha di ciata? Io lo regalo per si darla bene meglio, eh! Cioè. No, lo fa, lo fa. Oh, 16, quasi 17. Sì, effettivamente ne ha. Immunità si dà? Penso che puoi darla ad Alba Fica, da come sì, lo giocano loro. Sì, almeno stai tranquillo. Sì. Anche se in realtà l'unico qui che ti può far danno è chi è? Il Sid. Il tizio lì è congelato. Vabbè, mettiamo, tanto non doppiamo lui. Sì, più che altro contro i ghiacci. Allora, vabbè, mandiamolo in True Red istanza, tanto gliene manca una botta e a furia di beccare Alba Fica la botta la prende il Sid. Deviato. Eccola. Poc. Cioè uno potrebbe dire ma stai con Sage, non ti fa danno. Adesso lo Scontinent. Sì, lo Scontinent per forte. E lo metterei su. Ah no, ma quello si è congelato. Il PR. Vabbè, lo mettiamo puoi sul metterlo, seed, allora. Puoi metterlo su il seed, sì. Uh-huh. Così non può nemmeno sparare dopo. I coralli li mettiamo e non doppiamo. Con Ushun scongeliamo Sasha, direi. Sì, sì. Ok. Andiamo proprio di safe. Play safe. Play safe. Ragazzi, ricordate sempre, play safe. Ci sta. Madonna, che schifo però. No, allora, oggettivamente io il papero non ho mai visto deviare granché. Sono un po' stranito che abbia ancora questa capacità in quest'anno. Madonna! È devastante questa Eccoli. Cosa. Eccoli. Questo è quando diceva appunto che Alba Fica veramente è troppo rotto il Reaper Crotto. Troppo rotto. Un milione così. Sì. È perché tutti i contrattacchi. Sì, perché gli abiliti subito la possibilità di mettere di arrivare al bleed e poi di iniziare a fare ogni due attacchi, di far esplodere il bleed due volte. Cioè, è veramente forte. Questa comp ha una variante, ovviamente. Vediamo adesso se la cerchiamo di quella con Sage. Quella con Sage, sì.
Ce n'è anche un'altra che appunto Serizawa ci ha fatto vedere in Jamir facendoci il culo a stelle e strisce, ma voi la dovreste aver vista ieri, però poi ve la facciamo vedere. E io, ragazzi, vi sarò onesto, ma penso di provare a invitare Serizawa in un video, perché i suoi test... Oh, ho bannato Alba Fica, attenzione, la proviamo al contrario, ma senza Alba Fica non può workare però. Senza Alba Fica non funziona. Sì. Non penso possa bloccare, però facciamo un altro troiaio. Facciamo una cosa diversa. Allora, questa non la si può portare, però... Va a provare il muro di cemento armato? Voglio provare quella che abbiamo usato l'altra volta nel video di Sage. Ah no, abbiamo bannato pure lui, quindi non lo possiamo fare in realtà. Che possiamo... Oddio. Questo può essere, se vuoi usare Sage, chi puoi portare? Dissi Doko. Per buffa, non so. Ecco, questo potrebbe essere un buon momento anche per vedere Dissi Doko. Se può funzionare senza Alba Fica, sì, è quello che volevo provare, infatti. Però non mi piace. Anzi, sai che c'è? G-Canon. Ok. Vieni qua. Va bene. Parliamone un attimo, che è un po' che non ti provo. Il problema è che io qui volevo portare... No, succhio, non c'ho l'RC. Vabbè, buttati dentro un attimo tu, non voglio Sasha. Se no divento stupido. Ok. Allora, non ha senso sta comp, ve lo dico da adesso, però è proprio per vedere se Sage riesce a fare il suo dovere anche fuori dalle schifezze, dai suoi team comfort, chiamiamoli più così. Lui riesce a essere più veloce di me, incredibile. Ma guarda che non è male questa comp. Che vediamo, anche perché allora i problemi qui sono su chi lui ci può mettere il control. Soprattutto allora facciamo così comunque. Sì. Qui il debuff se lo cucca lei, perché mangiare Eris, secondo voi, se Eris è mangiata nella scatolina, la meteora parte? Li fa gli assist? Non credo. Boh. Ah, dici la meteora? Anche gli assist, ha detto bene. Tutte queste robe le fa o no? Vediamo. Anche per vedere un po' se Sage riesce a tankare. Vi ricordo che Sage ha dei gialli che non sono corretti, nel mio caso. L'ideale è gli assist, vero? No, gialli, Lich, se giocate Mandala non mi piacciono, Morning Glory no, Lich, di più. Scusa, sì. Sì, avevo capito che era quello. Ok, si blocca G-Canon, va bene. E, allora, lei non sta facendo... Quello il danno l'ha fatto True Red, non l'ha fatto lei. Senza le riduzioni lui sta abbastanza soffrendo. Madonna, il danno in sciura surplice. Ah, si è ricordato di tornare. Beh, già una cosa. Allora, sono veramente dei tanti danni che lui fa. Boh, partito in automatico. Beh, giustamente. Insomma, quello che gli ha preso. Io sono incuriosito un po' dalla situazione che ci... perché i danni, vabbè, lui è grosso, cioè fa dei danni assurdi, che da un lato ci può anche stare. Io non posso controbattere praticamente in nessun modo. No vabbè, ma comunque così. Sta giocando una speed blitz, cioè non hai molte... Il problema è questa comp mette una marea di stack. Sì, vabbè, è una bomb, come giusto che sia, fa quello, ma non è una cosa strana. Sì. Non riusciamo ad agire di nuovo con Sage, è quello che volevo vedere, perché volevo provare a mangiare Eris, ma non ci arriviamo. Vediamo. Qui la tua unica possibilità sarebbe, ma non penso che ci arrivi, sarebbe skillare con il Seed, ma... Non penso ci arrivi. Non ci arrivi, no, ti butta giù tutto con Shura, c'è ancora Eris che deve agire. Ah no, beh, l'ha vinta adesso, perché io avevo messo detto nel coso di Kaino, ma non ha funzionato come al solito suo, non funziona mai quel robo. Qui l'unica è però zero danni, anche Gigante. No, ma io anche quando la vedo la prova su Shura...
Sì, però qualcuno mi può spiegare che cazzo sta succedendo a sto gioco? Perché si vedono zero danni spesso e volentieri? Mancava Ah, Mirko. peccato, Mancava peccato, Mirko. peccato. Vediamo che cosa riesce a fare. Allora, lei non sta venendo paralizzata. Ok, ce l'abbiamo fatta a Ok, paralizzarla, entrata, incredibile. dimensione. Tu adesso dritto sul sito, come è giusto che sia. Dopo Grazie. dovresti andare. Che culo. Ma sì, che Ok, sculato. però non ha Ok. fatto danno. Meno male. Ecco, quelle sulle cure potenziate, giustamente. Sì. Lui si vela Shura, vabbè, giustamente anche E perché ti gli avrei attacca, sì. mangiato. Sto iniziando veramente a rivalutare Gicanon. No. Povera Percy. Allora, vediamo intanto Su lei se Eris, sì. funziona. Sì, Vediamo ok. come funziona la sua iterazione. E lui è ancora nella Nettol. dimensione, sperando che... Ok, siamo Funziona. vivi. Cioè lui, lei comunque agisce, va bene. Vediamo se fa gli assist. Esatto. Vabbè, qua l'ha messo immune, è praticamente autovinto. Stiamo vedendo cose un po' particolari, però è difficile valutare bene Sage fuori dalle sue comp, ma non tanto perché non ha molti amici nei DPS. E quella è la cosa strana. Cioè, veramente lui è amico solo degli attendisti? E il problema è, sì, è che fuori dalla sua comp fa fatica. Aspetta, ma lui è pazzo adesso, ha dato l'immunità a Shura, ma Shura fa due Ah già. turni. L'immunità non funziona. Ok, tiragli giù Shura, se riesci, sempre adesso dipende da No, succedere. vabbè, No, mamma ma mia. non per... Ah, ce l'ha fatta, Si è meglio. asculato, Cioè... asculato. Ragazzi, io Ma ha qui sculato adesso non tantissimo con i posso, target. due volte di fila è un po' indecente. Sì. Va bene, comunque, era per vedere. Ah, qui in realtà G-Kanon non è male effettivamente così, perché riesce a reggere grazie a Sage. È quello che stiamo appunto dicendo, cioè non è che Sage automaticamente, cioè Sage lo metto, va in un tipo di comp, è funzionale in un tipo di comp, è sospetto che sia veramente molto dipendente da Alba Fine. Poi bisogna testarlo con altri debuff, Eh sì, poi. ma è per quello che stiamo provando ste robe, ragazzi. Alla Sì. fine Bisognerebbe bisogna trovare un altro provare. DPS che funziona con lui. Esatto, gli manca un amico DPS e questo è un Sì. paradosso abbastanza grosso. Prendiamo un attimo questo. Forse Gitanon è l'unico, però poi serve veramente blindarsi in difesa. Esatto, e quello dobbiamo testare poi. Se ricapita, poi lo proveremo in un altro video in caso. Sì. Ma quella è una cosa che è di nuovo bannato Alba Fica. Sì, ma era quello che Mi dicevo prima, hanno Vito. Cioè, se vuoi smontare questo tipo di comp e di line-up, non segnalato. potendo Sì, bannare lui, bagna meglio Alba Fica. hai Cioè, risposto negativo della medaglia. proviamolo adesso. Allora, sapete chi può essere molto amico a questo punto di sta roba? Lui. Persephone non ci serve. Io direi portati Dissidoko e prova a buffare Sage con Dissidoko ad ogni turno e vedere se quella riduzione aumenta in qualche modo Sì, tanto anche dovremmo senza Alba provarlo. Fica. Ma quella scala solamente su quello che abbiamo mirato. No, nel senso se ti buffi Sage con Ci Dissidoko attacca, non gli aumenti il quindi. CA. Eh sì, ma il CA attack funziona solo su quello che voi avete targettato, per quello è una stronzata sta cosa. E non è su tutti, non è AoE quella roba della riduzione, è singola. No, la riduzione intendo quando apri il campo di Sage, Quando apre no? il campo è sul target la riduzione. Ora lo faccio vedere. Non è Sì, su ma io non tutti. parlo del debuff, io parlo del debuff attivo del campo. Ah, oddio, sì, Quando il campo è aumenterà, attivo, ma tu non riduci del so. Sì, 30% ma di non so quanto può scalare su. Vabbè, proviamo, tanto me. ormai Se siamo fa qua un CA apposta. attacca di È Sage, un aumenta il tentativo per vedere, debuff. dipende solo da Alba Fica o con Dissidoko te la cavi un po' ad abbassare. Magari no, magari sì. Vediamo, non lo so. Questo dopo si può provare. Allora, buffiamo Sage. Lui è già così. Devo scongelarmeli tutti e due. Ve le faccio coccaina o qualcosa. Vediamo un po'. Non lo so. È che bisognava vedere tanto quanto faceva prima. Però Sì. vabbè, vediamo. Tanto sappiamo più o meno quanto fanno. Non è che ne esce. Ah, però ce lo dobbiamo velare a sto punto.
È vero che potremmo velarci Caino, ma ce ne possiamo un po' fregare. Vediamo un po'. Vediamo se realmente può reggere un pochino, può fare qualcosino, se non serve a niente, quindi è Alba Fica dipendente. E Yas indipendente, io lo chiamo. Sì, vabbè, Yas, sì. Perché c'è anche Serafina comunque che può farlo. Beh sì, se metti Yas in su Serafina, già quel problema. Oh, grazie Saori che almeno ci degni di un po' di status stress quando quella pippa di Ushun sta lì per fare boh la bella statuina, che è inutile. Mamma mia, poverino. Culo. Madonna, adesso mi è riuscito a congelare col base Caino. Mamma mia, che schifo. Vabbè, devo scongelare per forza. Cioè, il Cicamusto ormai è da bannare più che altro per queste schifezze. Cioè, non si può vedere una roba che ghiaccia a caso totalmente. No, non so di quale personaggio tu stia parlando. È una merda. Quel personaggio lì da quando è uscito non ha mai giocato contro di me. Ma poi lo porta gli Assint, cioè, ma ragazzi. Perché il motivo per cui io lo odio e continuo a dirlo tanto perché congeli sono i due turni che ti fa perdere. No, per ma questo è geniale, aspetta. Vabbè, però non puoi sculare così tutte le volte. Vabbè. No, ma guardate che anche Camus Urpice è terribile. No, no, ma io infatti parlo di Camus Urpice, però la sua idea è geniale, Attenzione. Gli Assint su Camus Urpice. Sì, perché sta staccando infinite volte. Cosa che non dovrebbe fare, ma sappiamo che sto gioco è il regno di quello che non dovrebbe essere. Adesso non puoi aprire il campo, quindi ora... Ah, non posso fare un cazzo perché mi ha permacongelato tutto il team, nonostante ci sia un personaggio che dovrebbe impedire... Disse Camus, ragazzi, un personaggio che secondo me, se lo mandate, vi divertite di più in questo gioco. Preferisco perdere contro una full debuff con Sage che non anch'io. Ma a quanto pare, purtroppo ai cinesi piace tanto il Freeze, perché adesso esce Atex Surplice che Freeze anche sarà, lui. Sarà fino? Sì, sarà la stessa roba. Sarà sempre questo tipo di... Quindi quando mi dicono, ma sai giocare debuff, che schifo, tank, è perché questa roba è meglio? Hai capito? E adesso stai a guardare questo tizio che ti permacongela ad ogni... Ma infatti il problema è solo il fatto di come funzionano i freeze. Cioè, se lo status rest avesse un valore reale e non fosse una cosa subordinata a ogni PG nascosta, il gioco sarebbe molto migliore. Però ma il problema del freeze è aspetta ai Saori in campo. È che quella è la puttanata. Ma il mio status rest dov'è? È che quello intendevo. È questo purtroppo il difetto di sto gioco. Continuano... Ma se ti mettono tantissime stack di freeze, lo status rest va a farsi benedire. Ma non dovrebbe essere così. Il problema è proprio quello. Il problema è che non funziona il gioco per quello che dovrebbe. 18-25 non sono valori reali.